dottor Amodeo dell'unità di cardiochirurgia dell'ospedale Bambin Gesù di Roma, che ci parlerà sui dispositivi di assistenza ventricolare per la distrofia muscolare di Duchenne. Buongiorno, innanzitutto voglio dire che è un grande piacere essere qui, voglio ringraziare Filippo per l'invito. Filippo sa perfettamente che noi abbiamo iniziato insieme questa storia dei cuori artificiali nei bambini Duchenne e quindi è un piacere e un orgoglio essere ancora qui una volta. Non mi dilungo sulle problematiche cardiologiche che sono state spiegate in maniera eccellente dal collega precedente. Piccolo accenno sul sono meridionale e quindi è giusto dire che la prima segnalazione di una cardiomiopatia in Duchenne fu fatta nel 1836 nell'ospedale incurabili di Napoli. Rapidamente andiamo avanti, sapete voi già tutto, la componente cardiologica nelle distrofie di Duchenne è abbastanza frequente e quasi il 90% è presente ovviamente dopo una certa età. E la cosa da dire è che fino a una decade fa la problematica della cardiomiopatia si manifestava soltanto nel 20%. Ovviamente il miglioramento della qualità di vita dei bambini ovviamente ha fatto sì che una delle principali cause di decesso per le malattie di Duchenne è risultata essere la cardiomiopatia. Non mi soffermo sulla terapia farmacologica cardiaca che è già stata ben rappresentata dal collega. Quello che c'è da dire è che noi ci troviamo principalmente di fronte a bambini che arrivano nella nostra osservazione con una situazione cardiaca molto drammatica e quindi come diceva giustamente il collega precedente, quando si arriva alla fine della storia naturale della cardiomiopatia è molto difficile andare avanti e quindi non c'è altra soluzione. Una soluzione che noi normalmente pratichiamo per altri bambini è ovviamente il trapianto cardiaco, ma il trapianto cardiaco nella Duchenne ha avuto sempre una controindicazione proprio per la caratteristica evolutiva della compromissione scheletrica. E se noi guardiamo quello che accade in Nord America, ci sono su un totale negli ultimi 15 anni di 7.800 trapianti cardiaci, soltanto 3 avevano la Duchenne. Quindi diciamo che il trapianto cardiaco non è un'opzione percorribile per quanto riguarda la cardiopatia di Duchenne. A quel punto ovviamente noi ci siamo trovati per la prima volta, ormai risale a 2 anni e mezzo fa, del primo impianto di cuore artificiale in una cardiopatia di Duchenne, a decidere sul da farsi su un bambino di 15 anni con una cardiopatia molto grave. Era all'interno del nostro ospedale, il trapianto non era percorribile e non c'erano altre strade e allora abbiamo deciso di iniziare questa nuova avventura. Il posizionamento di un LVAD. Cos'è l'LVAD? È una pompa meccanica che si inserisce all'interno del ventricolo sinistro per favorire la funzione del cuore che è deficitaria, che generalmente è soltanto nel ventricolo sinistro. Il ventricolo destro tende ad avere una compressione minore rispetto al ventricolo sinistro. Da 2 anni e mezzo fa noi abbiamo inserito 3 cuori artificiali in 3 bambini portatori di cardiopatia di Duchenne. Questo è il cuore artificiale che abbiamo inserito, è una pompa come vedete al titanio di 90 grammi e questa pompa ha la capacità di dare una portata cardiaca fino a 5 litri, quindi può andare sia da bambini di 14-15 anni fino ovviamente ad arrivare all'età adulta. Questo è come si inserisce il cuore artificiale, si inserisce all'interno della cavità ventricolare sinistra, aspira il sangue dalla cavità ventricolare sinistra e attraverso un condotto viene portata all'aorta, quindi è praticamente un bypass. Qui vedete la fonte di energia. Viene connesso con un jack che è al di dietro dell'orecchio sulla teca cranica, il quale poi successivamente viene collegato ad una batteria che si ancora ovviamente o alla cintura o si ancora in qualsiasi posto.
è molto tecnica il problema dei cuori artificiali nei bambini Duchenne. La motivazione del posizionamento del pedestal al cranio è dovuta al fatto che gli altri cuori artificiali hanno una fonte energetica che fuoriesce dall'addome, è un cavo che fuoriesce dall'addome che si collega all'alimentazione elettrica. Noi abbiamo ritenuto che nei bambini Duchenne era molto più agevole e per motivi di infezione più agibile avere la connessione retroauricolare, che è questa qui. Breve cenno su quello che abbiamo fatto noi. Il primo bambino è un bambino che a 15 anni ha avuto una insufficienza cardiaca molto grave e si aveva un 20% di frazione di eiezione. Come vedete qui il cuore è particolarmente dilatato e quindi non aveva più nessuna possibilità di andare avanti con la terapia convenzionale. Abbiamo quindi deciso di impiantare uno Jarvik 2000 come destination therapy. Il bambino fu estubato 24 ore dopo, nonostante è stato necessario una revisione per sanguinamento, e dopo 3 mesi è tornato a casa e è tornato a scuola a riprendere la propria attività. 11 mesi dopo ha avuto un problema di osteolisi al pedestal. È chiaro, quando parliamo di cuore artificiale in bambini è diverso di quando si parla di cuore artificiale nell'adulto. All'adulto gli si può dire di non dormire ovviamente sul pedestal, perché ovviamente il pedestal è in titanio e può creare lesione alla teca cranica. Per un bambino di 15 anni è molto più difficile. Purtroppo il risultato è quello che vedete, si è verificato un'osteolisi della teca cranica che però poi, grazie a Dio, abbiamo risolto nel migliore dei modi, l'abbiamo ritolto, riposizionato in maniera più craniale e abbiamo avuto in questa fase un problema ovviamente infettivo che abbiamo valutato con una PET scan e, grazie a Dio, dopo una terapia antibiotica di 6 settimane abbiamo risolto il problema infettivo e, dopo il riposizionamento del pedestal. Questo ovviamente è una scan del secondo bambino in cui si vede il cuore artificiale, qui lo vedete meglio, che è collegato all'apice del ventricolo sinistro e in questo caso all'aorta ascendente. Il secondo bambino è un bambino molto più complesso perché è un bambino che noi avevamo escluso dalla lista di ipotetici bambini da trattare con cuori artificiali perché aveva un test respiratorio molto compromesso, ma arrivò in ospedale durante la notte, fu trasferito dal reparto di pediatria nella nostra terapia intensiva, ebbe un arresto cardiaco, fu messo in ECMO e il giorno dopo ovviamente noi ci troviamo con un bambino di 15 anni in ECMO con una funzione biventricolare compromessa. Ovviamente riunimmo il comitato etico dell'ospedale, le condizioni migliorarono e quindi decidemmo di andare avanti, anche lui, vedete, c'è una funzione ventricolare abbastanza compromessa e decidemmo ovviamente di posizionare anche lui un cuore artificiale. Purtroppo lui ebbe una serie di complicanze nel postoperatorio molto gravi, ma nonostante tutto in 113esima giornata fu trasferito in reparto e è stato dimesso a casa dopo 7 mesi. Il terzo bambino è un bambino con la stessa problematica, anche questo di 15 anni e anche lui è stubato dopo 2 giorni e cosa caratteristica ha richiesto nella sede del ricovero una chirurgia per calcoli della cistifellia. Il bambino è un bambino che veniva dalla Sicilia e voi capite che un normale intervento di calcolo delle cistifellie, che una persona normale, un intervento che si fa in scopia molto rapido, un bambino con un cuore artificiale scoagulato e con tutte le problematiche diventa un problema particolarmente serio. Non potevamo lasciare fare questo intervento ai colleghi ovviamente siciliani, abbiamo deciso di farlo noi e quindi risolvere il problema nel nostro ospedale. I risultati sono questi. Il primo paziente ormai ha più di 2 anni e mezzo, sta molto bene, è tornato a casa ormai da tempo e ha ripreso la normale attività. Il secondo bambino, che è il bambino che vi dicevo prima, purtroppo è deceduto
a distanza di 18 mesi a casa per un problema di sanguinamento della trachea. E qui è importante sottolineare una cosa: il cuore artificiale richiede un'assistenza particolare, è necessario che i genitori siano estremamente motivati alla cura dei bambini e è necessario una importante gestione del cuore artificiale in periferia. Se i bambini si trovano in una grande città non è un problema, se il bambino è ovviamente localizzato in periferia è necessario dei contatti con dei centri più vicini di cuori artificiali, altrimenti il problema è molto serio. Quindi anche lì nell'indicazione dei bambini da inserire in liste per trapianto di cuore è molto importante la componente familiare. Il terzo è un bambino che a distanza di 4 mesi dall'impianto di cuore artificiale sta molto bene. Quindi in conclusione la nostra esperienza per i cuori artificiali è un'esperienza positiva, in quanto sebbene è particolarmente complesso sia il preoperatorio che il postoperatorio, può dare dei buoni risultati e far sì che i bambini possano tornare a casa nelle loro condizioni naturali. Questi sono i nostri due dei tre bambini e il messaggio che io voglio dare. Io sono un chirurgo, quindi noi ci troviamo in una condizione un po' particolare, ci troviamo alla fine della storia naturale della cardiomiopatia di questi bambini e il messaggio che noi vogliamo dare è che c'è una strada, è possibile ovviamente percorrerla e ci possono essere anche dei buoni risultati. Grazie mille, arrivederci.